Ciao a tutti ragazzi, sono Cracker Gaming, benvenuti a questo nuovo video. Recentemente il mio canale ha raggiunto i 5.000 iscritti e volevo ringraziare immensamente tutte le persone che si sono iscritte e che lasciano i like a ogni mio video. Per questo speciale avevo proposto di fare un video del mio setup, cosa uso per registrare, tutti i giochi che ho, e in generale quasi tutti mi avete detto che vi sembra una buona idea. Quindi è esattamente il video che farò oggi. Iniziamo subito. Come vedete qua, c'è la mia televisione, che ovviamente è quello che uso per vedere. Le mie console sono qua sotto, poi vi spiegherò esattamente. Questa è l'Xbox One e là sotto c'è l'Xbox 360. Adesso so già che è un po' un casino, però non so se anche se si vede. Qua sotto è pieno di fili. Purtroppo non ho idea di come toglierli, ma diciamo è un po' incasinato, ma tanto non si vedono neanche troppo da sopra. Già che siamo qua sotto, vi faccio vedere il mio nuovo computer. Questo è arrivato da pochissimo, non l'ho usato neanche tanto. Se vi interessa sapere tutte le caratteristiche e i componenti che ho, li lascerò nella descrizione. Comunque, pensavo anche di magari usarlo per fare qualche video, dato che ho anche Minecraft, Battlefield e alcuni giochi già su questo computer e si vede molto bene. Quindi, nel caso, fatemi sapere nei commenti se volete vedere dei video anche su PC. Comunque, in generale, penso che li farò lo stesso. Adesso passiamo bene a cosa uso per registrare, dato che è una delle cose più popolari che mi chiedete, e è praticamente tutto qua. La cosa più importante è questa specie di scatoletta nera e rossa. Questa è la Vermedia Game Capture HD2, vedete c'è anche scritto qua sopra. In pratica è HDPVR oppure Capture Card, e è quello che si usa per registrare in pratica l'Xbox. È abbastanza semplice, basta semplicemente mettere il cavo HDMI che esce dall'Xbox One e farlo passare da dietro, e poi farlo passare dalla capture card alla televisione o monitor o qualsiasi cosa volete utilizzare. Nel mio caso è un po' particolare e c'è anche questa scatolina qua sopra che ho scritto Kinivo. Quello lì è un HDMI splitter, in pratica mi permette di registrare più console, ad esempio l'Xbox One e l'Xbox 360, senza ogni volta dover cambiare i fili. Quest'altra scatoletta nera che vedete è il trasmettitore delle cuffie, e anche questa lo è. Adesso vi faccio vedere le cuffie che uso. Quelle che uso per l'Xbox One sono queste qua, nere e verdi. Sono Turtle Beach Phantom. No, queste sono le Stealth 500, le Phantom sono quelle altre. Sono molto buone, a me piacciono tantissimo. Sono anche completamente wireless, sia la chat sia l'audio di gioco. E se ve le consiglio tantissimo se avete l'Xbox One. Queste infatti le ho prese da poco solo per Xbox One, e queste qua sono quelle che usavo prima. Queste qui sono le Turtle Beach Phantom, sono l'edizione di Call of Duty Ghost, proprio ufficiale, vedete c'è anche scritto qua. E anche queste per l'Xbox 360 sono una delle migliori cuffie. Se vi servono delle cuffie per l'Xbox 360 vi consiglio davvero di usare queste. Come microfono ho questo microfono qua, non è niente di particolare, in pratica è in marca, c'è scritto Thomson. Io gli ho messo anche un filtro antipop, vedete? E c'è questa specie di asta che si può spostare, vedete? E in questo modo posso sedermi sulla sedia e registrare. E poi quando non gioco semplicemente basta girarlo e senza distruggere la televisione, metterlo qua. Adesso vi faccio vedere i miei controller, intanto mi siedo che sono stanco. Allora, questo è il mio controller dell'Xbox One. È abbastanza normale, però non so se vedete, ma sugli stick, questi qui, ci sono dei pezzettini di gomma, si chiamano control freaks, e in pratica servono per aumentare. Oh cavolo, sto cadendo nel gioco intanto. Servono per aumentare, diciamo, il grip che c'è sugli stick, vedete, sono semplicemente dei pezzettini che si mettono sugli stick del controller. Questo invece è quello che usavo sull'Xbox 360. Questo è molto particolare. E tutto vedete dietro che ci sono un po' di cose che non vedreste normalmente in un controller per l'Xbox 360. In pratica, questo è il controller della SCUF, che è una marca che fa controller, e sono abbastanza competitivi. Li usano tutti quelli che vogliono giocare, ad esempio, a Call of Duty e giochi di questo tipo. Prima di tutto, questo pezzettino qua serve per le cuffie, quelle là. Per comunicare wireless, sono in pratica un piccolo adattatore Bluetooth. Poi ci sono gli stick che sono un pochino diversi, sono con più grip e sono anche concavi o convessi, non so esattamente come si dice. E poi dietro vedete che ci sono queste due specie di, non so come chiamarle, palette. In pratica queste si possono schiacciare
Sentite che fanno anche rumore. E in pratica servono per, diciamo, schiacciare altri pulsanti. Potete programmarle su che pulsanti volete. Potete anche prenderle con 4 di queste specie levette e, diciamo, avete ancora più pulsanti. Però personalmente ne bastano due. Come tastiere mouse non è niente di particolare, anche perché ancora io PC non sono così, diciamo, un fan di PC, quindi ho iniziato da poco e ho una tastiera wireless e un mouse normale. Sempre con la capture card, questo qui è il suo telecomandino, perché questa capture card mi piace tantissimo che non richiede praticamente l'utilizzo del computer per registrare. Vi serve un computer comunque se volete editare video, però a parte quello potreste benissimo usare semplicemente la capture card, perché i video li salva in una chiavetta. Vedete, qua c'è la chiavetta e in pratica non bisogna neanche attaccarlo al computer, vedete, non c'è niente che vada dalla capture card al computer. E per cambiare le cose, far iniziare la registrazione, mettere in pausa, si usa questo telecomandino. A mio parere è molto molto bello e mi sembra che sia l'unica capture card che può farlo. Adesso vi faccio vedere anche altre cose nella mia stanza, già che ci sono. Questo qua è il modem della Vodafone, comunque niente di particolare, però questo è il router della Netgear. Questo invece è molto bello, mi sembra che si chiami R7500, qualcosa del genere. Comunque, è davvero molto potente e permette di avere un sacco di area coperta da wifi. Vedete qua c'è una chitarra, perché diciamo io suono la chitarra, non so se l'ho mai detto, però suono la chitarra. Qua ci sono i miei giochi per l'Xbox 360, non ce ne sono in disco per l'Xbox One perché ce li ho tutti in digitale, quindi non ho neanche un gioco su disco per l'Xbox One, quindi secondo, a mio parere è un pochino meglio. E qua semplicemente ci sono un po' di accessori per il computer. E più o meno è tutto, ragazzi, questo è, diciamo, il mio setup da gaming, non penso ci sia altro da farvi vedere. Quindi se avete altre domande su cosa uso, non penso che ora, diciamo, ci saranno più domande dato che ho risposto a tutto, e nel caso ci sia qualcos'altro lasciatemelo sapere nei commenti. Comunque ragazzi, per questo speciale è tutto, grazie a tutti per la visione, se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi per nuovi video di Minecraft. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.